Allora, oggi ho partecipato per la prima volta a un incontro con gli studenti di questa manifestazione che si chiama Cinema nelle biblioteche. E ne ho in programma altri due di inviti per il momento, in altre province del Lazio. E penso che sia un'iniziativa molto interessante perché permette di incontrare un pubblico che altrimenti un film come il mio non incontrerebbe. Il mio film parla di 'ndrangheta, che è un fenomeno molto importante nel nostro paese e che è necessario che le persone comuni conoscano e approfondiscano, oltre la cronaca di ciò che la 'ndrangheta fa. Quindi queste iniziative sono molto importanti e avvicinano il cinema soprattutto ai giovani, facendogli vedere dei modelli narrativi che non sono quelli, diciamo, consueti del cinema di intrattenimento, e anche con la possibilità di approfondire argomenti importanti che altrimenti avrebbero più difficoltà a conoscere. Poi c'è anche da dire questo, che facendo i film si hanno diciamo, anche il privilegio di accedere a notizie, informazioni, testimonianze che sono difficili da reperire per una persona che non fa questo lavoro. E quindi penso che è questo che mi spinge a partecipare a questi incontri con i giovani, oppure dove mi chiedono di andare, perché questo patrimonio di conoscenza non è che può entrare tutto in un film. Mentre gli anni che tu lavori nella ricerca ne accumuli tante di nozioni, di cognizioni. Allora questi incontri diventano importanti per trasferire questo patrimonio che tu hai ricevuto in dono da qualcuno, sulle persone. E poi questa è anche un'ulteriore distribuzione del film. Quest'anno sono stato per esempio in 45 festival con la Terra dei Santi ed è un'altra ancora distribuzione, cioè è anche uscire un po' fuori dallo schema della grande industria. Questi film sono piccoli film, film indipendenti, non è detto che siano peggiori, sia nella qualità cinematografica, sia nei contenuti che trasportano con le immagini, con le storie dei personaggi che ci raccontano. Quindi ogni modello distributivo alternativo è importante e può servire a fare conoscere un altro cinema, no? Soprattutto quando è riuscito, perché i film sono miracoli, non sempre riescono. Allora, questa iniziativa ha la possibilità di scegliere magari i film migliori dell'anno, i film che toccano tematiche che sono ancora poco approfondite nella società, nel pensiero comune. Quindi sono felice di poter dare il mio piccolo contributo a queste iniziative. Spero che anche nei prossimi anni vada avanti, che questo sia un test per renderla ancora più efficace.